E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringe Luca Tech. Come avrete potuto notare sicuramente dal tremolio della videocamera, siamo in un vlog dove vi parlerò di tutte le modifiche che ho portato sulla mia scrivania, quindi il mio desk setup, in tutti i minimi dettagli. Quindi non perdiamo tempo, andiamo a vedere la intro e subito dopo passiamo al desk setup. No, I'm not a writer. Ok. Ragazzi, eccoci qui! Avete appena visto la intro e vi ho mostrato un pochettino tutto quello che è il mio desk setup visto da fuori. Ma adesso andiamolo a vedere nei minimi dettagli. Ragazzi, qui in quest'angolo ho deciso di dedicare spazio a questi due bellissimi quadri per quando andrò a registrare dei video come quello della WWDC 2017, dove vi parlo di alcune novità. Ragazzi, parlando adesso del mio desk setup, qui al centro abbiamo il mio televisore collegato direttamente alla mia Xbox One S per le sessioni di gioco prolungato. Al di sotto di questo abbiamo il mio monitor da 22 pollici collegato al mio computer per lavorare appunto ai video che vi porto qui sul canale. Al di sopra di tutto ciò, posizionato su questo pannello, abbiamo questa bellissima mensoletta di plexiglass nero lucido dove sono andato a appoggiare tutti gli scatoli della mia collezione di prodotti Apple per una bella esposizione durante i video. Al di sopra di tutto ciò abbiamo un orologio, tutto questo è posizionato su questo bellissimo pannello distanziato dal muro di qualche centimetro, dove sono andato a posizionare sul retro tutti questi LED RGB per la retroilluminazione di tutta la parete. Ovviamente questi LED sono regolabili tramite una centralina esterna e questo comando da remoto. Ragazzi, come potrete vedere, al di sotto di tutto questo pannello bellissimo creato da me e da mio fratello c'è la mia scrivania che, come avrete potuto vedere in qualche video scorso, è stata riverniciata totalmente dato che prima era di colore marrone. Tutto questo ovviamente, come avevo appena detto, è stato creato da me e da mio fratello dedicandoci molte ore e molta fatica, quindi vi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo desk setup vi piace e lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Ragazzi, come potete vedere, parlandovi adesso di come posiziono gli oggetti sulla mia scrivania, questo è l'angolo delle recensioni, dove vado a dedicare tutto il tempo, vado ad assemblare tutte le luci, il cavalletto e quant'altro, per portarvi qui sopra dei video. Adesso ho dell'attrezzatura qui sopra, qui ci sono delle cuffiette che dovrò recensire, e c'è un trapano soprattutto, dopo vedrete il perché. Passando avanti, sotto al mio monitor abbiamo questo pannello che prima utilizzavo come base dei miei video dato che non avevo una scrivania propriamente adatta, con posizionato a destra e a sinistra il mio MX Master della Logitech e il mio trackpad della Apple. Subito alle spalle abbiamo la mia bellissima lampada a sale dell'Himalaya e la Xbox One S che, come potete vedere, è stickerata con questi bellissimi sticker. Ma sì, Gianluca, continua a spoilerare tutto quello che porterai qui sul canale, va bene. Ragazzi, non fa niente, vi sto spoilerando tutto, ma lasciamo stare. Qui c'è una bellissima tazza dell'IKEA regalatami dalla mia ragazza e qui dietro delle periferiche che utilizzo ogni giorno e che mi sono utili qui sul mio setup. Ragazzi, qui di fianco inoltre abbiamo il mio basso e la mia pianola, che forse voi non lo sapete, ma io sono un appassionato di musica e con questo setup vorrei cercare di produrre anche un po' di musica. Mentre qui alla sinistra, oltre al quadro che prima vi ho fatto vedere, partono il cavo della corrente e il cavo dell'antenna che arrivano direttamente al mio setup, collegati con queste piccole placchette in modo da non creare molto ingombro. Ragazzi, subito sotto il mio basso e la mia scrivania c'è questa bellissima cassettiera. Qui ho dedicato spazio a tutti i miei cavi nel primo cassetto, il mio materiale per l'università nel secondo e tutta l'attrezzatura per fare video qui su YouTube nell'ultimo cassetto. Ovviamente non ve li faccio vedere perché sono un po' incasinati, dovrei mettere a posto e in questo momento non ne ho voglia. Subito sotto invece alla mia scrivania, tra la scrivania e il reparto cassetti, c'è questo piccolo spazio aperto. Come potete vedere lì c'è il mio portatile, che ve ne ho parlato già in qualche altro video, con tutti i cavi già collegati direttamente al mio monitor e all'alimentazione. Ovviamente ragazzi, tutti i cavi sono fissati con dei fermacavi. Cos'è quel cavo lì?
Devo forse aggiustarlo un po'? Sì, magari sì. Ovviamente qui sotto c'è spazio anche per altro. Come potete vedere qui ci sono dei sticker che possiamo ritrovare lì sull'Xbox controller e le mie cuffie. Ovviamente, sì, io continuo a spoilerare, tanto non fa nulla. Ragazzi, questa è la mia scrivania, spero che questa vi sia piaciuto. Ma dato che voglio portarvi qui sul canale, come forse vi ho già detto un 3000 volte, dei video dedicati a tutte le modifiche che vado ad apportare alla mia scrivania, come vogliamo chiamarla questa serie? Ragazzi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, in modo da decidere insieme questo nome. Magari se riesco, non so bene come si fa, cerco di creare un piccolo sondaggio qui su YouTube, nelle piccole schede che porto qui in alto a destra. Sì, a destra, giusto. Sì, forse a sinistra? No, è a destra. Ok, ragazzi, questa è tutta la mia scrivania e vi raccomando, fatemi sapere qui sotto come chiamare questa piccola serie. Adesso, ragazzi, non perdiamo tempo e andiamo a vedere subito il cable management, che è il vero killer di tutti i desk setup. Ragazzi, eccoci qui, spero che riusciate a vedermi e sentirmi bene, dato che sono al di sotto della mia scrivania, per andare a farvi vedere tutto il cable management e una modifica che dovrò apportare. Ragazzi, qui sotto fa un caldo mortale, quindi cercherò di fare il più veloce possibile per farvi vedere il tutto. Come potete vedere, tutto il cable management è nascosto alle spalle di questo pannello bianco, completamente fissato alla parete tramite dei distanziatori. Eccoci qui ragazzi, questi qui sono i due distanziatori di cui prima vi parlavo e come potete vedere qui è dedicato tutto il mio cable management. Ragazzi, prendo la videocamera in modo da farvi vedere meglio. Ok, ecco qui, come potete vedere questa è la centralina dei LED con il controllo remoto, questo è l'alimentatore dei LED, qui c'è un power line e c'è la scarpetta principale dove sono posizionati tutti i cavi e le alimentazioni che vado ad utilizzare meno spesso. Qui sotto è dedicato tutto il cable management e tutti i cavi. Ovviamente qui ci saranno delle modifiche che dovrò apportare, dovrò effettuare ancora dei miglioramenti. Qui a sinistra di tutto ciò abbiamo una scarpetta con un accesso facile di cui dopo vi farò vedere dal lato della scrivania, in modo da non far vedere nessun cavo. Ragazzi, adesso andiamo ad apportare la modifica di cui prima vi parlavo, che consiste nel passare un cavo Lightning direttamente qui sopra alla mia scrivania per ricaricare il mio smartphone. Ok ragazzi, prima di tutto andiamo a prendere l'alimentatore e il cavo Lightning che dovrò andare a collegare direttamente qui sotto. Ragazzi, riandiamo velocemente a rimontare il pannello e a passare sulla mia scrivania. Ragazzi, eccoci qui, il cavo è stato passato, il pannello l'abbiamo rimontato e adesso passiamo sulla scrivania per sistemare il cavo. Ragazzi, eccoci qui, ho passato il cavo qui sulla mia scrivania e ho appena notato che la mia lampada al sale al di sotto è dotata di questi scavi per far passare i cavi. Adesso, come spero di riuscirvi a farvi vedere, vado a passare il cavo Lightning direttamente in uno di questi incavi. Scusatemi, spero di riuscire a farvi vedere. Eccoci qui, sono riuscito a posizionare la videocamera in modo da farvi vedere bene come vado a passare questo cavo. Come potete vedere qui dietro c'è l'incavo già per il cavo di alimentazione della lampada e tramite appunto questi incavi riesco a passare il mio cavo. Ragazzi, ecco qui, il cavo è stato passato, il pannello al di sotto l'abbiamo montato e qui di fianco vi farò vedere la scarpetta di cui prima vi parlavo. Come potete vedere i cavi non sono assolutamente visibili grazie soprattutto al pannello qui di fronte che, come potete vedere, va a nascondere tutti i cavi ma lascia libero accesso a questa scarpetta qui dietro per andare ad inserire delle prese momentanee per ricaricare magari qualche dispositivo esterno.
Ragazzi, eccomi qui, lo so, la mia faccia non vi piace, aspettate, vediamo se la mia camera mi tiene a fuoco o se riesce a mettermi a fuoco, eccomi qui. Ragazzi, lo so, la mia faccia forse non vi piace, vi piaceva di più il mio desk setup, ma devo farmi vedere per dirvi che il video finisce qui e fatemi sapere qui sotto nei commenti se il mio desk setup vi piace e lasciando un like se il video vi è piaciuto. Vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale qui sotto e noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui, sul mio canale YouTube.